This I only use to record Dharma talks. I don't listen to music. Questa macchina per me serve per ascoltare discorsi di Dharma, non per ascoltare la musica. I enjoy breathing in and out. It's better than the music. E quando gioisco del mio respiro, della mia ispirazione, è molto migliore della musica. Let us sit like a Buddha. Stiamo a sedere come Buddha. One Buddha is not enough. E un Buddha non basta. We need many Buddhas. Abbiamo bisogno di molti Buddha. And each one of us can be a Buddha if she wants. If he wants. E ognuno di noi può essere un Buddha se lo vuole. A Buddha is someone who is calm. Buddha è qualcuno che è calmo. Peaceful. Peaceful. Ah, è in pace, pacifico. Compassionate. E compassionevole. Joyful. Gioioso o gioiosa. The other day, many of us did walking meditation in Rome. L'altro giorno, giovedì, abbiamo fatto molti di noi la meditazione camminata a Roma. There were more than 1,000 of us, maybe 1,500 and 500. C'erano tanti, forse 1,000, forse 1,500, tante persone. And we enjoy walking slowly and joyfully in that beautiful city. E così abbiamo tutti insieme davvero gioito di camminare in pace e contenti in questa meravigliosa città di Roma. Who was there? Chi di voi c'era? Wonderful. In the front line there were children, about 10 of them. E in prima fila c'erano bambini, una decina di bambini. And Thay was one among them. Tra cui naturalmente Thay. And in front of us there were 8 policemen. E davanti a noi c'erano 8 poliziotti. And they also walked slowly. E anche loro camminavano lentamente. And peacefully too. E anche loro erano in pace. It's very rare. È molto raro. In front of them there was a police car. E c'era una camionetta della polizia sempre davanti. And after that 8 policemen walking in a row. E poi c'erano delle file di poliziotti che camminavano. When I look at them, I saw that they also enjoyed. E li ho guardati. E ho visto che anche loro ne godevano. And when they make sign to the traffic, they did it very nicely also. E quando agli incroci dovevano fermare il traffico, ho visto che lo facevano in un modo molto bello. The policemen were very gentle that day. Quel giorno i poliziotti erano molto gentili. They did not use the authority of a policeman. They just help people to do the right thing. Non usavano l'autorità del poliziotto, ma soltanto aiutavano la gente e ci aiutavano a fare quello che stavamo facendo. When they look at the asphalt road, he noticed that never before people walk that slowly
they take the time in order to print the feet on the ground. E poi ho guardato giù in basso, ho guardato l'asfalto, la strada di asfalto, e ho sentito, ma mai prima qualcuno ha camminato con tanta pace così lentamente per imprimere le proprie impronte su questo asfalto, su questa via. Well, the street was made in order for people to go quickly, to run. Perché le strade sono state fatte così che la gente può correre, può andare veloce. Remember when you need to cross a boulevard, you had to do it quickly. Ricordate, quando dobbiamo attraversare un incrocio dobbiamo andare molto velocemente. But now you don't have to hurry, you can be as slow as you want. Invece ora no, potevamo andare così lentamente come volevamo. The streets were very surprised to see the people walking so slowly and relaxingly like that. E tutti intorno erano molto sorpresi nel vederci, nel vedere persone camminare così lentamente in città. And it was the first time they received such an energy of peace, relaxation. Era la prima volta che c'era un'energia così rilassata, un'energia di pace, di calma. And I was very happy walking like that, especially with the children walking with him in the front. E Tai era estremamente felice e contento di camminare così, soprattutto poi dando la mano ai bambini. If you happen to have taken a picture of that, please give one to Tai. E se qualcuno di voi ha fatto una foto, magari ne spedite una a Tai. When Tai was young, listened to people talking about the Pure Land of the Buddha and the kingdom of God, he did not believe it. Quando Tai era giovane e sentiva parlare della pura terra del Buddha o del regno di Dio, non ci credeva. Tai thought that the Pure Land of the Buddha or the kingdom of God is something people invented. Tai pensava che la pura terra del Buddha o il regno di Dio era un'invenzione della gente. They thought that people suffer so much and that is why they need to invent something like the Pure Land of the Buddha or the Kingdom of God in order to dream and to suffer less. Perché Tai pensava che la gente, tutti soffrono talmente tanto che allora hanno bisogno di inventarsi un luogo dove non si soffre, quindi hanno inventato la pura terra del Buddha o il regno di Dio. Tai was convinced that the Pure Land of the Buddha, the kingdom of God, is a pure invention of the human mind. E quindi Tai era convinto che la pura terra, il regno di Dio, era una pura e semplice invenzione della mente umana. And that does not exist in reality. E che non esiste nella realtà. But now he has changed his idea. Ma ora Tai ha cambiato idea. According to his experience, the kingdom of God and the Pure Land of Buddha is there, right in the present moment. Tai pensa che secondo la propria esperienza sente che la terra pura del Buddha e il regno di Dio sono qui, ci sono reali proprio qui in questo momento. When you are mindful, when you are concentrated, you can see. You have an opportunity to see that the Pure Land of the Buddha is a reality there, in the here and the now. Quando sei presente davvero, quando sei concentrato, allora puoi davvero vedere che la terra pura è una realtà davanti a te. Suppose you look at these flowers mindfully. Guardiamo questo fiore in presenza mentale. Do you have the time to look at these flowers deeply? Abbiamo avuto il tempo, ci siamo presi il tempo di guardare con profonda attenzione a questo fiore? I think most of people are so busy to have the time to look carefully at these flowers.
Credo che la maggior parte delle persone sono talmente occupate, indaffarate, che non trovano il tempo di guardare in profondità questo fiore. We use our time to make money, not to look at flowers. È davvero un delitto non guardare un fiore. But when we really look at the flowers, we see that these flowers are a marvel. Quando guardiamo davvero un fiore, scopriamo che è una meraviglia. And and that is the kingdom of God. That is the pure land of the Buddha. Ed è questo il regno di Dio, il fiore, la pura terra del Buddha. It is part of the kingdom of God. It is part of the pure land of the Buddha. È parte della pura terra del Buddha, è parte del regno di Dio. If these flowers do not belong to the kingdom of God, where should it belong to? Se questo fiore non appartenesse al regno di Dio, a che cosa potrebbe appartenere? So if you ask the flowers where they have come from, they will tell you that they have come from the kingdom of God. Così se chiediamo al fiore da dove sei venuto, ci risponderà: sono venuto dal regno di Dio. And when you look at the beautiful sunshine out there, and you ask them, where have you come from? And they will tell you that they have also come from the pure land of the Buddha or the kingdom of God. Così anche quando chiediamo al sole, guardiamo il sole, chiediamo, ma da dove vieni, da dove sei venuto? Ci dirà la stessa cosa, sono venuto dal regno di Dio, dalla pura terra del Buddha. Not only the sunshine, but also the rain, the fog, the birds, the river, they all come from the pure land of the Buddha. Non soltanto il fiore e il sole, ma anche la pioggia, la nebbia e anche i fiumi e anche le nuvole, tutti vengono dal regno di Dio, dalla pura terra del Buddha. And when I look at the children sitting in front of me and I ask where they have come from, the answer I get is that they also have come from the kingdom of God. E quando guardo i bambini che sono di fronte a me, e anche loro vedo che sono venuti dal regno di Dio, dalla pura terra del Buddha. For me, children are as beautiful as flowers. Perché ognuno di loro è bello come questo fiore. And of course they have come from the pure land of the Buddha, the kingdom of God. E naturalmente quindi sono venuti dalla pura terra del Buddha, dal regno di Dio. How about the adults? E cosa possiamo dire degli adulti? One thing is sure that they have been children also, the adults. Non ci sono dubbi che anche gli adulti sono stati bambini. But because they have not learned how to smile and to breathe, so they have lost some of their freshness. Ma siccome non hanno saputo come respirare, stare con il respiro e sorridere, hanno perso un po' della loro freschezza. So if they know how to practice mindfulness of smiling, mindfulness of breathing, they become children again. Così se cominciano a imparare la consapevolezza del respiro, la consapevolezza del sorriso, diventano bambini di nuovo. And they will recognize that they too belong to the kingdom of God. Così possono riconoscere di appartenere anche loro tutti al regno di Dio, alla terra del Buddha. So with the practice, I know that the kingdom of God, the pure land of Buddha, is really there in the here and the now, and I am part of it. Così grazie alla pratica so davvero che il regno di Dio, la pura terra del Buddha, sono davvero qui ora, e che io sono parte della pura terra del regno di Dio. And walking meditation is really to enjoy walking in the pure land of the Buddha, in the kingdom of God.
E la meditazione camminata è davvero un'occasione per camminare con gioia nella pura terra del Buddha, nel regno di Dio. In order to really enjoy the kingdom, you have to put down all your worries and fear and anger. E così per gioire del regno di Dio devi mettere da parte, devi lasciare andare un po' tutte le tue paure e tutte le tue rabbie. And the practice helps us to do so, to put down the burden of fear, of anger, in order to really enjoy the kingdom of God that is available in the here and the now. E così la pratica ci aiuta davvero a lasciare andare, a mettere da parte il fardello delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni, delle nostre rabbie, e quindi davvero gioire di essere parte del regno di Dio. If we are free from our worries, our anger, and then inside of meditation hall is the kingdom, outside of meditation hall it is also the kingdom. Così se siamo consapevoli del nostro respiro, se pratichiamo qui nella sala di meditazione, siamo parte del regno di Dio. Fuori di qui, fuori della sala di meditazione, siamo parte del regno di Dio. And you enjoy sitting in the Pure Land. You enjoy walking in the Pure Land. E così possiamo gioire del sedere nella terra pura, stare a sedere nella terra pura, camminare nella terra pura. And happiness and joy become a reality. E allora la felicità e la pace diventano una realtà. So now the children will go out and enjoy the kingdom outside. Così ora i bambini possono uscire e godere del regno di Dio fuori. And we grown up will stay here and enjoy the kingdom inside. E noi adulti stiamo qui e gioiamo del regno di Dio qui dentro. Have a beautiful day. Buona giornata. Good morning. Good morning, dear friends. Today is March the 20th in the year 2010, and we are in our retreat with the title Peace and Joy Are Possible. Buongiorno, cari amici. Oggi è il 20 marzo e siamo qui a Castelfusano nel primo giorno di ritiro. E il ritiro è la pace e la gioia sono possibili. When we practice walking meditation, we should be able to enjoy every step we make. Quando pratichiamo la meditazione camminata, dovremo essere capaci davvero di gioire di ogni passo che facciamo. If someone asks me, what is the purpose of walking meditation, I would say that, well, I do walking meditation because
I enjoy it. Se qualcuno mi dovesse chiedere ma qual è lo scopo della meditazione camminata, bene, io gli direi sì, cammino così, lo faccio perché ne gioisco. Of course, walking meditation can bring nourishment and healing. Naturalmente la meditazione camminata può portare nutrimento, guarigione. But I would not say that I practice walking meditation in order to get the nourishment and the healing. Però io non risponderei, non direi che la pratico per ottenere nutrimento e guarigione. I would say that I do walking meditation because I like it. Direi semplicemente che faccio la meditazione camminata perché mi piace. And the nourishment and the healing are only by products. E il nutrimento e la guarigione sono soltanto sottoprodotti. Walking meditation is an end by itself. It is not a means to arrive at anything else. La meditazione camminata è uno scopo in sé, non è un mezzo in sé, non è uno scopo per arrivare a qualcos'altro. It's like you want to go for a walk. Walking is not to arrive anywhere. You just want to enjoy walking. Cioè non stai andando a fare una passeggiata, per una camminata per andare da qualche parte. Semplicemente cammini, fai una camminata per gioire di ogni passo, gioire del camminare. So walking meditation is like sitting meditation, should not be a hard labor, but something that you really enjoy. Quindi la meditazione camminata, proprio come la meditazione a sedere, non dovrebbe essere un duro travaglio, un duro lavoro, ma qualcosa che davvero mi piace fare. So if while sitting and walking you suffer, it means that you don't do it correctly. Quindi se stai a sedere o cammini, stai a sedere per meditare o cammini per meditare ma soffri, ma non stai bene, vuol dire che non lo fai in modo corretto. Sit in such a way that you like the sitting, you enjoy the sitting. Quindi stai a sedere, mettiti a sedere in modo tale che ti piace, che stai bene, che gioisci del tuo stare a sedere. Walk in such a way that you enjoy walking. Così anche cammina in modo tale che davvero hai gioia nel camminare. You don't have the impression that you are trying to do something in order to get something out of it. E non hai l'impressione, non dai l'impressione di stare facendo qualcosa di duro per ottenere qualcos'altro. And that is why walking or sitting it should be totally relaxed. E perciò nello stare a sedere, nel camminare, dovremmo essere completamente rilassati. We do not strive, we do not fight, we do not force ourselves to sit or to walk. Non lottiamo, non ci sforziamo, non soffriamo per stare a sedere o camminare. Suppose you are standing there in a group of people contemplating a beautiful sunrise. Immaginiamo di stare così insieme ad altre persone in piedi, siamo in piedi per contemplare un bellissimo, una bellissima alba. Do you have to make an effort in order to enjoy the beautiful sunrise? È necessario che ti sforzi per contemplare quel sorgere del sole? No, you just enjoy the beautiful sunrise. No, soltanto stai lì e godi e gioisci di quel sorgere del sole. So the same thing should be with our sitting meditation and walking meditation. We don't need to make any effort at all. We just enjoy sitting and walking. Quindi la stessa cosa è vera per la meditazione a sedere, la meditazione camminando. Semplicemente lo fai e ne gioisci, ne provi gioia, senza fatica, senza sforzarti.
you do it as an artist. You enjoy the masterpiece that you are creating. Lo fai proprio con lo spirito di un artista, come un artista. Provi gioia nel creare il tuo capolavoro. When you sit down, sit in such a way that peace and joy and happiness become possible, so you enjoy your sitting. E quindi quando stai a sedere, fallo in modo tale che la pace, la gioia, la felicità siano lì già con te, siano possibili. Sitting is an art. Stare a sedere è un'arte. The same thing is true with walking. Is it is an art. La stessa cosa è per camminare, è un'arte. And every step brings you joy and peace and you just enjoy it. E con ogni passo puoi trovare gioia, pace, quindi ne puoi gioire. But in order to be able to do so, you need some kind of enlightenment, some kind of insight. Però per essere capace di fare ciò hai bisogno un po' di un'intuizione, hai bisogno di una visione profonda, hai bisogno di un'illuminazione. And that kind of insight we can get with mindfulness and concentration. E quel tipo di visione chiara, profonda, possiamo ottenerla grazie alla presenza mentale e alla concentrazione. That is the awareness that life and all the wonders of life are already available in the here and the now. Ed è proprio la consapevolezza che tutte le meraviglie della vita sono già presenti nel momento presente, qui, ora. And what you have been looking for, they are already there. E tutto quello che finora avevi cercato c'è già. The kingdom of God, the Pure Land of the Buddha, is within you and around you. Il regno di Dio, la pura terra del Buddha sono dentro di te e intorno a te. And you do not have to go into the future looking for it. E non occorre che tu vada nel futuro per cercarli. The basic teaching of the Buddha is it is possible for us to be happy, to live happily right in this present moment. L'insegnamento essenziale, fondamentale del Buddha è che noi possiamo essere già felici, qui vivere felicemente nel momento presente. When you breathe in mindfully and bring your mind back to your body. Quando respiriamo, quando inspiriamo consapevolmente, riportiamo la mente dentro il corpo. You become fully present in the here and the now. Diventiamo davvero pienamente presenti al qui ora. And you are, when you are truly present in the here and the now, you realize that all the wonders of life, all conditions of happiness are already there for you. E quando siamo veramente, totalmente presenti nel qui ora, ci rendiamo conto che tutte le meraviglie della vita sono già qui con noi, sono già qui. And you don't have to run anymore into the future in order to look for them. E quindi non dobbiamo più correre nel futuro per cercarle. And that kind of awareness, that kind of insight help you to stop completely the running. E quel tipo di consapevolezza, quel tipo di intuizione, di visione profonda ti dice che non devi più correre, quindi smetti di correre. And that help you to touch the present moment deeply. E ti aiuta a toccare il momento presente in profondità. According to the teaching and the practice offered by the Buddha, life is available only in the present moment. Secondo l'insegnamento e la pratica del Buddha, la vita è disponibile soltanto nel momento presente.
The future is only an idea. Il futuro è soltanto un'idea. Only the present is reality. Soltanto il presente è reale. And that is why that kind of insight help us to stop running and to be there for life. E per questo motivo questa visione profonda, questa comprensione profonda ci fa smettere di correre, ci fa smettere di affannarci. You have an appointment with life. Perché abbiamo tutti un appuntamento con la vita. And it's very clear that that appointment is in the present moment. Ed è molto chiaro che quell'appuntamento è nel momento presente. And if you miss the present moment, you miss your appointment with life. E se noi perdiamo il momento presente, perdiamo il nostro appuntamento, manchiamo l'appuntamento con la vita. So the basic practice is to go home to the present moment in order to encounter life and all the wonders of life available in that moment. E quindi la pratica fondamentale, essenziale, è ritornare al momento presente per incontrare tutte le meraviglie della vita che sono già disponibili. And when you practice mindful breathing, mindful walking, that is to go back to the present moment. E quando pratichiamo il respiro consapevole, il camminare consapevole, è proprio per aiutarci a ritornare nel momento presente. Life is now or never. La vita è ora o mai più. The kingdom is now or never. Il regno di Dio è ora o mai più. So when we practice walking meditation, we tell ourselves that the kingdom is now or never, and walking meditation is to just enjoy the kingdom with every step. Così quando insieme pratichiamo la meditazione camminata, diciamo a noi stessi, questo è il momento di essere nel regno di Dio e così possiamo gioire di ogni passo. According to this practice, you don't need to die in order to go to the kingdom. E quindi secondo questa pratica non abbiamo bisogno di morire per entrare nel regno di Dio. Maybe too late. Sarebbe troppo tardi. You have to be very alive in order to go to the kingdom. Dobbiamo essere molto vivi per entrare nel regno di Dio. You need to breathe in order to bring your mind back to your body. Dobbiamo inspirare per riportare la mente nel corpo. And when your mind is one with your body, you become fully present in the here and the now. E quando la nostra mente diventa una cosa con il corpo, allora siamo completamente presenti nel qui ora. And with one step you can already enter into the kingdom of God, the pure land of the Buddha. E con un solo passo possiamo già entrare nel regno di Dio. So the key to unlock the kingdom is your mindfulness. Quindi la chiave per aprire la porta del regno di Dio è la nostra presenza, presenza mentale. And every one of us is capable of being mindful. E ognuno di noi è capace di essere presente, di essere consapevole nel presente. When you drink your tea, and if you know that you are drinking your tea, that is called mindfulness of drinking. E quando bevi il tuo tè e sei consapevole che stai bevendo il tuo tè, quella si chiama consapevolezza di bere il tè. With mindfulness you drink your tea deeply and with joy.
Perché grazie alla consapevolezza, con la consapevolezza bevi il tuo tè nella presenza e nella gioia. When you breathe in mindfully, that is mindfulness of breathing. Quando inspiri con consapevolezza, con presenza, quella è la consapevolezza del respiro. When you walk mindfully, that is called mindfulness of walking. Quando cammini in consapevolezza, quella si dice è consapevolezza del camminare o camminare consapevole. And all of us are capable, have the capacity to drink our tea mindfully, to breathe in mindfully, and to walk mindfully. E tutti noi abbiamo la capacità di bere il nostro tè in consapevolezza, camminare in consapevolezza, respirare in consapevolezza. And that capacity to be mindful, we call it Buddha nature, inherent in every one of us. E questa capacità di essere consapevole noi la chiamiamo natura del Buddha, che è intrinseca a ciascuno di noi. And in our daily life, we learn how to walk mindfully, drink mindfully, breathe mindfully, in order to live our life deeply with joy and with peace. E quindi nella vita quotidiana noi impariamo, ci alleniamo a camminare in consapevolezza, respirare in consapevolezza, sedere in consapevolezza, così che possiamo generare dentro di noi pace e gioia. Suppose we breathe in and we pay attention to our in-breath, and by that way we bring our mind back to our body. Supponiamo di inspirare in presenza mentale, in consapevolezza, e quindi in quel momento noi riportiamo la mente dentro il corpo. In the beginning it looks like mind and body are two different things. All'inizio sembra che la mente e il corpo sono due cose diverse, separate. Because very often we find that our body is there, but our mind is not there. Perché molto spesso il nostro corpo è lì, dov'è, ma la nostra mente non è lì. Our mind might be caught in the past or in the future. La nostra mente può essere attratta dal passato o dal futuro. And your mindful breathing in is supposed to bring your mind back to your body. E quindi questo inspirare consapevole servirebbe proprio a riportare la mente dentro al corpo, qui ora. But that is only a way of talking. Your mind is always there with your body. Your mind cannot be detached from your body. Ma questo, quello che stiamo dicendo, è soltanto un modo di dire, perché di fatto la mente non può essere separata dal corpo. Di fatto la mente sta sempre nel corpo. Your mind is there, but it is caught in forgetfulness. Cioè la mente c'è, è lì nel corpo, però è catturata, è presa dalla dimenticanza. Distraction. Dalla distrazione. And we wake up our mind, and our mind become mindful. Ma noi ci risvegliamo e la nostra mente diventa consapevole. And when we are mindful, we know what is going on. E quando siamo consapevoli, che vuol dire presenti, qui ora, allora ci rendiamo conto di quello che sta accadendo. We can say that peace and joy begin with our body. Potremmo dire che la pace e la gioia cominciano proprio dal corpo, nel corpo. When your mind is back
your mind will recognize that there is a tension and pain in the body. Perché quando la mente ritorna nel corpo, come abbiamo detto prima, e allora riconosciamo che nel nostro corpo c'è tensione, c'è dolore. And because there is tension and pain in your body, that is why you don't enjoy your body as much as you like. E siccome nel corpo c'è dolore, nel corpo c'è c'è dolore. And you are motivated by a desire. E allora non godiamo del momento presente, siamo motivati dal desiderio. To release the tension and the pain in your body. Desiderio di lasciare andare il dolore e le tensioni del corpo. For a practitioner, to release the tension and the pain in the body is something possible. You can do it. Right here and right now. Per un praticante può lasciare andare il dolore e le tensioni che sono nel corpo proprio qui ora. The instructions given by the Buddha are very clear. E il Buddha ha dato delle istruzioni molto chiare. Breathing in, I'm aware of my whole body. Inspirando, sono consapevole di tutto il mio corpo. That is the third exercise on mindful breathing. Questo è il primo degli esercizi, terzo esercizio della serie degli esercizi sul respiro consapevole. You bring your mind back to your body and recognize your body that as something existing. Riporti la mente nel corpo e quindi riconosci l'esistenza del corpo. This is called mindfulness of body. E questa noi la chiamiamo consapevolezza del corpo. Breathing in, I am aware of my whole body. Inspirando, sono consapevole di tutto il mio corpo. It takes only a few seconds in order for the mind to be to go back and be one with the body. Occorrono solo pochi secondi per la mente, perché la mente possa ritornare nel corpo. And then after you have done that third exercise, you do the fourth. E dopo questo che è il terzo esercizio, puoi fare il quarto esercizio. Breathing in, I release the tension in my body. I allow the tension in my body to be released. Inspirando, io lascio andare le tensioni che ci sono nel corpo. And together with the tension in your body, the pain in your body will be reduced by that exercise. E così con questo esercizio, lasciando andare le tensioni, anche il dolore che nel corpo si riduce. And in walking meditation or sitting meditation, we can always do like that in order to release the tension in our body and together with it, the pain, reduce the pain. E così nella meditazione seduta, nella meditazione camminata, possiamo sempre fare così, lasciare andare, rilasciare tensioni nel corpo in modo che il dolore un po' trova sollievo, si riduce. Maybe this is the first thing we have to do as a practitioner of meditation. Forse come praticante di meditazione questa è la prima cosa che dobbiamo imparare a fare. Because we have allowed the tension to be accumulated in our body too much. Perché abbiamo lasciato troppe tensioni accumularsi nel nostro corpo. And together with the tension, there is also the pain.
E insieme alle tensioni c'è anche il dolore. So when you practice mindfulness of body, what you can see is that there is tension, there is pain in your body, that is already awareness, that is already enlightenment. E quindi quando pratichi così la consapevolezza, diventi consapevole del corpo e quindi ti rendi conto, senti le tensioni, senti il dolore che c'è nel corpo e questa è già prima una realizzazione, potremmo dire che è già illuminazione. And that is why you are motivated by the desire to release the tension and the pain in your body. E così dopo averle riconosciute le tensioni, il dolore nel corpo, sei motivato a lasciare andare le tensioni, a dare sollievo al dolore che è nel corpo. So there is a way of sitting and walking in order for you to release the tension in your body. E quindi c'è un modo per stare a sedere, per camminare, in modo, ed è un modo in cui rilasciamo le tensioni del corpo. And you know that you can do it in the here and the now, you don't need to go into the future in order to do it. E sai che lo puoi fare qui ora, non occorre che tu vada nel futuro per farlo. Total relaxation. Deep relaxation is only possible with the insight that you have to take care of the present moment. You have to stop running into the future in order to truly release the tension in your body right now. Così il rilassamento completo, la pratica del rilassamento completo totale ha proprio questa finalità di aiutarci a rilasciare le tensioni e scoprire che possiamo dare sollievo al nostro dolore, dare sollievo al nostro corpo proprio qui ora. Hopefully today there will be a session of deep total relaxation. E oggi c'è già una sessione di rilassamento profondo, di rilassamento totale. In order to succeed in that practice of deep total relaxation, we have to really stop running into the future and go back entirely in the present moment and take good care of ourselves. Per avere successo nella pratica del rilassamento totale, dobbiamo davvero smettere di correre nel futuro e invece stare qui nel presente e cominciare ad avere cura di noi stessi. And 10-15 minutes of total relaxation like that should be able to help us release a lot of tension and reduce the pain in our body. E già soltanto 10 minuti di rilassamento profondo così possono aiutarci a rilasciare tante tensioni nel nostro corpo, a ridurre di molto il dolore. And many kind of diseases are born from our tension. That is why releasing the tension is the basic practice in order to prevent many kinds of sicknesses. E molte malattie sono causate dall'accumulo di tensioni e quindi questa pratica, rilasciare le tensioni, è anche un'ottima prevenzione per prevenire molte malattie. Walking meditation is also an opportunity for us to release tensions. E anche la meditazione camminata è un'ottima occasione per tutti noi per lasciare andare tensioni. Again, this is an art. We need to be skillful in order not to get tired of the practice. E di nuovo anche questa è un'arte, quindi dobbiamo essere molto abili, praticare in modo tale da non essere mai stanchi di questa pratica. From time to time, a journalist from Paris came to Plum Village in order to write an article, a report on the practice of mindfulness. Un giornalista è venuto da Parigi per scrivere un articolo che appunto avrebbe parlato proprio della meditazione, della pratica della meditazione. We always invite them to join us in the sitting meditation and the walking meditation.
Di fatto sono diversi giornalisti che di tanto in tanto arrivano a Plum Village per scrivere un articolo su tutto ciò, e noi li invitiamo regolarmente a praticare la meditazione seduta, la meditazione camminata. And these new journalists, they have the intention just to write a report, to write an article. E di fatto loro, i giornalisti, vengono, cioè la loro intenzione è quella di scrivere un articolo. And when they join our sitting, our walking, they suffer a lot. E quando si uniscono a noi nella pratica della meditazione seduta o camminata, soffrono molto. And one journalist from Le Monde described our walking meditation as exhausting. E un giornalista del, conosciamo tutti i giornali, il quotidiano Le Monde, ha detto che questa pratica della meditazione camminata è veramente una cosa che lo esaurisce. Why everyone of us enjoy every step, getting the nourishment and healing and joy, they suffer him very much walking with us. E mentre tutti noi, ognuno di noi stava veramente gioendo di ogni passo fatto in pace, in gioia, e invece il giornalista stava soffrendo tanto. They seem to be forced to do that. They could not enjoy it. È come se lui o loro si sentivano obbligati a farlo e quindi non ne potevano trarre piacere. Because their intention was just to write an article. Perché la loro intenzione nel farlo era soltanto, lo scopo era soltanto scrivere un articolo. From time to time I help a journalist in order to experience the joy of the practice. E ogni tanto io aiuto qualche giornalista a fare proprio l'esperienza della gioia della pratica. One day a journalist from the from Berkeley came to our temple in Northern California. Una volta è venuto nel nostro monastero, che nel nord della California, è venuto un giornalista da Berkeley. I invited him to have a cup of tea outside. E l'ho invitato a prendere con me una tazza di tè fuori all'aperto. And I try to persuade him to forget about the article and enjoy the tea. E ho cercato di persuaderlo a dimenticarsi dell'articolo e soltanto a bere il tè con piacere, con gioia. And he was able to do so. So he had a very nice time drinking tea outside. E in effetti ne fu capace, quindi passavamo un tempo molto bello bevendo il tè insieme all'aperto. And because of that he was able to write a very good article. E proprio grazie a questo poi fu in grado di scrivere un bellissimo articolo. And after the interview I accompanied him to the parking lot. E poi dopo l'intervista l'ho accompagnato al parcheggio. And I gave him instructions as how to enjoy walking from the place we had tea to the parking lot. Sorry, from? I instructed him how to enjoy walking to the parking lot. E quindi sì, facendo questa piccola camminata insieme verso il parcheggio, lo istruì e lo aiutai a praticare con gioia, fare la meditazione camminata andando verso il parcheggio. And halfway to the parking lot, I stopped and invite him to look up at the blue sky. E a metà strada mi sono fermato, così l'ho invitato a guardare il cielo azzurro. I'm breathing in, I'm aware of the blue sky. Breathing out, I smile to the blue sky. Inspirando, sono consapevole del cielo azzurro. Espirando, sorrido al cielo azzurro. So when he got into his car, he looked out and said, "That was the first time I really saw the blue sky."
Così quando salì in macchina, prima di partire, salutandomi, mi disse: Tai, è la prima volta che io ho visto il cielo azzurro. And usually we try in order to help a journalist to get a taste of the joy of the practice in order for them to write a good article. E quindi di solito aiutiamo i giornalisti che vengono da noi e che vogliono scrivere un articolo ad avere almeno un assaggio della gioia della pratica in modo che poi possano scrivere un bell'articolo. When you practice walking meditation, you may like to start with breathing in and making two steps. Quando pratichiamo la meditazione camminata, possiamo per esempio iniziare inspiro e faccio inspirando due passi. And when you make one step, you say, I have arrived. And you make the second step and you say, I have arrived. E faccio il primo passo e mi dico, sono arrivata. Faccio il secondo passo e mi dico, sono arrivata. I have arrived is not a thought, it's not thinking, because these are words in order to help you to concentrate and to realize your arrival in the here and the now. Dire sono arrivata non è un pensare, non è un pensiero, sono parole che ci aiutano a concentrarci per fare l'esperienza dell'arrivare. It is not a declaration, a statement either. It is a realization. E non è nemmeno una dichiarazione a parole, non è nemmeno un'affermazione così verbale, ma è una vera e propria realizzazione. I have arrived means I have arrived in the here and the now in order to encounter the wonders of life. Sono arrivata vuol dire sono arrivata qui nel presente, nel qui ora, per gioire delle meraviglie della vita. And I want to really arrive to 100% in the here and the now. E voglio davvero arrivare 100% nel qui ora. In order to do that, I have to invest 100% of my body and 100% of my mind in order to do so. Perché questo sia possibile, devo investire il 100% del mio corpo, il 100% della mia mente nel farlo. Sometimes when you say I have arrived, but you don't really arrive. A volte dico, diciamo, sono arrivata, però di fatto non è vero. You might have arrived 30%. Forse sei arrivato per il 30%. That's not good enough. E non è abbastanza. So I suggest that when you have 10 minutes alone, you practice slow walking. Così suggerisco che quando abbiamo 5-10 minuti da soli, proprio pratichiamo il camminare lento. You breathe in and you just make one step and you say, I have arrived. Inspiro, inspiriamo, facciamo un passo dicendo a noi stessi, sono arrivato. And try your best to arrive at 100%. E facciamo del nostro meglio per arrivare al 100%. And if you have not arrived 100%, don't make the second step. Stay there like that. E se non sono arrivato al 100%, mi fermo un attimo lì, non faccio il prossimo passo. And breathe until you arrive entirely in the here and the now. E respiro in presenza in modo da arrivare davvero completamente nel presente. You are walking alone and you can afford to do that. E quindi
lo stai facendo da solo, stai camminando da solo, non c'è nessun altro che ti segue. And when you have already arrived, completely stopping, and you can smile, a smile of victory. E quando davvero sei arrivato al 100%, ti fermi un attimo e sorridi alla tua vittoria. And make the second step. E poi fai il prossimo passo. You need mindfulness and concentration in order to truly arrive 100% in the here and the now. Occorre presenza mentale, occorre concentrazione per arrivare davvero al 100% nel qui ora. The Pure Land of the Buddha or the Kingdom of God will not reveal itself to you unless you have the mindfulness and the concentration needed. Il regno di Dio, la pura terra del Buddha non si rivelano a te se non hai davvero conquistato quel 100% di presenza e di concentrazione. When you pay attention to the sole of your foot and you become aware of the contact between your foot and the ground, mindfulness will be born and concentration will be born easily. Perché quando fai attenzione al contatto del tuo piede o della suola del piede con la terra e sei davvero lì, allora lì c'è presenza, c'è consapevolezza, c'è concentrazione. Don't keep your mind here, bring your mind down to the sole of your foot. Non lasciare la tua mente qui in alto, ma porta la tua mente nella suola, nella pianta del tuo piede. Your feet is like a seal arrival. I have arrived. You have to arrive. Perché il tuo piede diventa davvero un sigillo, il sigillo sono arrivato, sono arrivata. And if you truly arrive and you bring peace and joy, solidity and freedom on the ground. E se arrivi davvero, allora imprimi nella terra la tua pace, la tua gioia, la tua libertà, la tua felicità, la tua stabilità. Because such a step contains solidity and freedom. Perché un passo così contiene in sé stabilità e libertà. The substance that can create that stability, solidity and freedom is mindfulness and concentration. E la sostanza che genera, che crea questa stabilità, questa libertà, questa sostanza è proprio la consapevolezza, la presenza mentale, la concentrazione. You are well established in the here and the now. Perché sei ben radicato nel qui ora. You are not being pulled into the past or into the future. Non ti lasci trascinare né indietro nel passato né avanti nel futuro. That is why you are solid. Per questo motivo sei stabile. And because you are solid, you are not being pulled by the past and the future, you are free. You are free from the past, you are free from the future. E siccome sei stabile, e allora sei libero dal passato, sei libero dal futuro. And because you have solidity and freedom, that is why joy and peace are possible. E siccome in te c'è stabilità, c'è libertà, allora in te è possibile che ci sia pace, che ci sia gioia. So with every step you create peace and joy. Così con ogni passo puoi creare pace e gioia. Peace and joy are possible with every step. La pace e la gioia sono possibili con ogni passo. We have to do it by ourselves. Our teacher cannot do it for us. Dobbiamo farlo da noi. Ognuno deve farlo per sé. I nostri maestri non possono farlo per noi. The Buddha is only a teacher. He cannot do it for us.
Il Buddha è un maestro, ma non lo può fare per noi. But when we walk with the Sangha, the collective energy of the Sangha, the collective solidity and freedom will support us. Ma quando noi lo facciamo, quando camminiamo con la comunità di praticanti, con il Sangha, e allora c'è un'energia collettiva che ci sostiene. And that is why it's much easier for us to generate the energy of solidity and freedom when we walk with the Sangha. Così, per questo motivo, diventa per noi più facile generare stabilità, libertà e quando camminiamo con la comunità, con il Sangha. And when we walk with the Sangha, we have the same quality of practice, even if we walk a little bit faster. E quando camminiamo così con il Sangha, abbiamo la stessa qualità, c'è la stessa qualità anche se camminiamo più veloce. Yes, the day before yesterday, I enjoy the rhythm of 3-5. Breathing in, I made 3 steps. And breathing out, I make 5 steps. L'altro ieri io nella meditazione camminata ho provato piacere praticando il ritmo 3-5, cioè con ogni ispirazione 3 passi, con ogni espirazione 5 passi. I was holding the hands of the children and walking. Tenevo la mano dei bambini mentre camminavo. And the energy of mindfulness and concentration was quite strong. E l'energia di consapevolezza e di concentrazione era forte. And later on, I adopted the rhythm of 4 and 6, 4 steps for my in-breath and 6 for my out-breath. E poi in seguito ho adottato il ritmo 4-6, 4 passi inspirando, 6 passi espirando. And there were times when I enjoyed 5 steps breathing in and 7 steps, 8 steps of breathing out. In altri momenti ho praticato il ritmo 5 passi inspirando e 7-8 passi espirando. But you may like to begin with 3-5. Ma qualcuno può far piacere cominciare con il ritmo 2-3 oppure 3-5. Breathing in, you make 2 steps. I have arrived. Inspirando, faccio 2 passi. Sono arrivata. Breathing out, you make 3 steps. I am home. Espirando, 3 passi. Sono a casa. Again, this is not thinking. This is realizing. Di nuovo, questo non è pensare, questo è realizzare. Your home, your true home, is in the here and the now. Perché la vostra casa, la nostra casa, la nostra vera casa è nel qui ora. And if you feel that you are already home, you don't need anymore to run. E se senti che sei davvero a casa, perché correre? Non hai più bisogno di correre. And walking like that, we realize stopping. E camminando così, realizzi la possibilità di fermarti. This is the training because in every one of us there is the habit energy of running into the future. E questo è un allenamento, un addestramento, perché ognuno di noi c'è molto forte l'energia del correre nel futuro. We believe, we have a tendency to believe that happiness and joy is not possible now. We have to go to the future in order to get it. Perché abbiamo la tendenza a credere
che la gioia e la felicità non sono possibili qui ora e quindi dobbiamo correre nel futuro per trovarla. There's a tendency to believe that we need a few more conditions in order to be truly happy. Abbiamo la tendenza a credere, a pensare che mancano ancora alcune condizioni per poter davvero realizzare la pace, la felicità. And that is why you are not capable of enjoying the present moment. E per questo motivo non riusciamo davvero a gioire del momento presente. When you really feel that you are already home, you have the peace that can be the foundation of true happiness. Perché quando senti finalmente che sei davvero a casa, allora provi quella pace che è il fondamento della vera felicità. You do not long for anything else. E non desideri null'altro. You don't expect anything else. Non ti aspetti null'altro. Because you have the insight that everything is already there. You only need to touch them deeply in order to be happy and peaceful. Perché vedi profondamente, chiaramente, che già c'è tutto per essere profondamente felice. I have arrived. I am home. Sono arrivata, sono a casa. It's very simple. È molto semplice. But we need to practice that art of stopping and to enjoy. Ma abbiamo bisogno di allenarci nella pratica del fermarci e gioire. During sitting meditation, or during walking meditation, you can use these words in order to enjoy being in the present moment. E durante la meditazione seduta o nella meditazione camminata, possiamo usare, far uso di alcune parole per aiutarci a stare nel momento presente. Happiness is here and now. You don't need to go elsewhere in order to get it. La felicità è qui ora, non ho bisogno di correre, di andare altrove per trovarla. So each of us learn how to enjoy sitting and enjoy walking in that way. Quindi ognuno di noi può davvero gioire del camminare o del stare a sedere in questo modo. After having used the words I have arrived, I am home for some time, you might like to switch into the second line. In the here, in the now, in the now. E quindi dopo aver all'inizio praticato con le parole sono arrivato, sono a casa, possiamo aggiungere le parole. Nel qui ora. And the number of the steps depend on your lungs. If your lungs tell you that you want 3 steps while breathing in, and you give them exactly 3 steps. E il numero dei passi che facciamo dipende dai nostri polmoni. I nostri polmoni ci dicono voglio 3 passi mentre inspiri. E allora facciamo 3 passi. But later on you might feel that you enjoy another step instead of 3.
you make four steps while breathing in. Ma più tardi forse puoi sentire di voler fare un altro un passo in più, quindi invece di fare tre passi inspirando puoi farne quattro. And if during walking meditation you feel happy, you feel joyful, it means that you are doing it correctly. E se durante, nel corso della meditazione camminata, senti gioia, ti senti felice, vuol dire che la stai facendo in modo corretto. And it means that the Pure Land of the Buddha, the Kingdom of God, is manifesting from the inside and from the outside. E vuol dire che la pura terra, che il regno di Dio, si stanno manifestando dall'interno e anche all'esterno. I have arrived. I am home in the here. In the now. Sono arrivato, sono a casa, nel qui, ora. I am solid, I am free. Sono stabile, sono libera. I am solid, I am free does not mean that you practice auto-suggestion. Dire sono stabile, sono libera, non vuol dire che stai praticando l'autosuggestione. You just recognize that you are truly solid, you are truly free because you are not being pulled by the past and by the future. Stai soltanto riconoscendo, letteralmente, che non sei più spinto in avanti verso il futuro, indietro verso il passato, in quel senso sei stabile. So the words are different, but they all mean the same kind of thing. I have arrived. I am home. Quindi possiamo usare parole differenti, ma significano sempre la stessa cosa. Sono arrivato. Sono a casa. And the last sentence of the Gatha, in the ultimate ideal. E poi c'è un'ultima frase di questa gatha, cioè di questi versi, che dice: io dimoro nella dimensione ultima. I have found out with my practice that not only the Pure Land, the Kingdom of God is available in the here and the now, but also it's not a place you want to go to. Nirvana non è un luogo dove vogliamo andare. Nirvana is not located in time and space. Il Nirvana non si colloca nel tempo né nello spazio. Nirvana transcends time and space. Nirvana trascende tempo e spazio. It is the ultimate dimension of reality. Nirvana è la dimensione ultima della realtà. If you have come from a Christian background, you may think Nirvana is God. Se per esempio vieni da una tradizione cristiana, allora puoi pensare che il Nirvana è Dio. In the Christian tradition, our friends speak of resting in God. Nella tradizione cristiana i nostri amici parlano di dimorare in Dio. And God can be understood as Nirvana, the ultimate dimension. E noi possiamo comprendere Dio come Nirvana, come dimensione ultima. Nirvana is the realm of no birth, no death. Nirvana è il regno della né nascita né morte. No coming, no going. Non andare né venire. No being, no non being. Né essere né non essere. It is the ground of all birth and death,
being and non-being, coming and going. È il fondamento stesso del nascere, del morire, dell'andare, del venire, dell'essere, del non essere. There is an image that helps us to understand this. The image of a wave. C'è un'immagine che ci aiuta a comprendere tutto ciò ed è l'immagine dell'onda, di un'onda. When we observe a wave, we can see the wave has a beginning and an ending. Quando osserviamo un'onda, possiamo vedere che un'onda ha un inizio e una fine. As far as a wave is concerned, there is coming up and going down. E per quanto riguarda un'onda, un'onda ha una fase in cui va su, sale, e una fase in cui scende. The wave can be there or cannot be there. Un'onda può esserci o può non esserci. But inside of the wave there is also the water. Ma nell'onda, dentro l'onda, c'è anche l'acqua. And it is possible for a wave to be a wave and to be water at the same time. E un'onda può essere allo stesso tempo onda e acqua. And if the wave knows how to rest on water, she will enjoy going up. She also enjoy going down. E se un'onda sa come dimorare nell'acqua, come essere l'acqua, allora gioirà sia quando sale sia quando scende. She is not scared anymore. Non ha più paura. She is no longer afraid of beginning and ending, going up and going down. Non ha più paura dell'inizio, della fine, dell'andare su e dell'andare giù. So water represents the ultimate dimension, God. Quindi l'acqua è la dimensione ultima, Dio. And the wave represent the historical dimension. E l'onda rappresenta e rappresenta la dimensione storica. And God here can be the equivalent to Nirvana in Buddhism. E quindi Dio qui possiamo considerarlo come l'equivalente del Nirvana nel buddismo. A wave doesn't have to go and look for water. She is water in the here and the now. L'onda non ha bisogno di andare a cercare l'acqua perché è già acqua nel qui ora. You don't have to look for God because God is in the here and the now in yourself. Non abbiamo bisogno di andare a cercare Dio perché Dio c'è già qui, nel qui ora, dentro di noi, in noi. In the Dhammapada there is a very beautiful verse on Nirvana. E nel Dhammapada c'è un verso molto bello sul Nirvana. It says that the deers, they like to go back to the park, and the birds, they like to go back to the sky. Dice che i cervi amano ritornare nel bosco e gli uccelli amano ritornare nel cielo. And the enlightened people, they like to go back to Nirvana. E gli esseri illuminati amano ritornare al Nirvana. As the park is always available to the deers and the sky is always available to the birds, Nirvana is there, always available to the awakened people. E così come il bosco c'è sempre per il cervo e il cielo c'è sempre per gli uccelli, Nirvana c'è sempre per gli esseri risvegliati.
If you know how to contemplate impermanence, no self, you touch nirvana. Se sappiamo contemplare l'impermanenza, il non sé, e allora possiamo toccare il nirvana. On the surface, it seems to have birth and death, coming and going. In superficie sembra che ci sia nascita, morte, andare, venire. On the surface, it seems to have being and non-being. In superficie sembrerebbe che c'è l'essere e il non essere. But with mindfulness and concentration, you get deeper and you touch the realm of no birth, no death, no being, no non-being. Ma con uno sguardo profondo, allora riusciamo a toccare la dimensione del né nascere, né morire, né andare, né venire, né essere, né non essere. And if you know how to go back to nirvana, you have peace, you have joy, fear, anger cannot carry you away anymore. E quindi se tocchiamo il nirvana non avremo più paura, perché toccheremo la pace, toccheremo la gioia. So the last line of the verse in the ultimate ideal is very deep practice. Quindi tornando alla Gata, ai versi che Thay prima dava, l'ultimissima frase che dice dimoro nella dimensione ultima, dimoro nell'ultimo, è una frase molto profonda. If the Christians believe that resting in God is possible, and the Buddhists believe that going back to Nirvana and to enjoy Nirvana in the here and the now is also possible. Così come i cristiani credono che dimorare in Dio è possibile, i buddhisti credono che è possibile ritornare al Nirvana. So you are given, you are offered a gatha of four lines in order to practice. Così stamani avete ricevuto una gatha, cioè quattro versi da praticare. The gatha, the verse, sounds very simple. Gatha vuol dire una serie di versi che sono molto semplici in questo caso. I have arrived, I am home. Sono arrivato, sono a casa. In the here, in the now. Nel qui ora. I am solid, I am free. Sono stabile e libera. In the ultimate ideal. Dimoro nella dimensione ultima, nell'ultimo. And that verse is enough for us to practice all our life. E questi quattro versi sono sufficienti per praticare tutta la nostra vita. And if we know how to practice according to these four lines, peace and joy, happiness, solidity and freedom will be possible at any moment. E se davvero riusciamo a praticare questi quattro versi, e allora davvero la pace, la gioia, la stabilità, la libertà saranno possibili per noi in ogni momento. Well, the next thing we do together is to do some walking meditation. Così oggi la prossima cosa che faremo insieme è proprio una meditazione camminata. We invite the children to join us. E invitiamo tutti i bambini a farla con noi. Please use the verse in order to make the Pure Land, the Kingdom of God available to us this morning. E per piacere pratichiamo tutti questi quattro versi, così che davvero sia possibile per ognuno di noi essere nella terra pura, essere nel regno di Dio stamani. And I trust that the collective energy of mindfulness and concentration we generate will be able to help us enjoy the Kingdom of God, the Pure Land of the Buddha this morning. E possiamo avere fiducia che l'energia della presenza mentale, della concentrazione, l'energia collettiva che insieme tutti generiamo sarà abbastanza forte per consentirci di fare questa esperienza tutti insieme stamani.